Trasferimento in pullman da Firenze a Roma per l'aeroporto di Fiumicino. Arrivati all'aeroporto internazionale di Città del Capo, saremo accolti da un rappresentante dell'agenzia dei viaggi e dalla guida in lingua italiana per il trasferimento all'hotel dove ci verranno assegnate le camere. Durante la visita della città andremo a vedere il quartiere Malese. Questo quartiere è uno dei più caratteristici di Città del Capo. Le sue case, generalmente piccole, di uno o due piani, sono tutte quante pitturate con colori vivaci e inusuali. Le prime case risalgono al 1700 e il quartiere fu fondato dai primi schiavi liberi malesi provenienti dall'India, Madagascar, Sri Lanka e Africa. Il colore sgargiante alle loro case fu dato per contestare l'obbligo di vestire scuro che avevano dato loro i bianchi. Oggi il quartiere è abitato per lo più da una comunità islamica molto riservata e le donne indossano abiti lunghi e hanno il viso coperto. È frequentato anche da vari artisti e numerosi turisti. Vi si trovano diverse moschee e un museo sulla storia del quartiere. Andremo a vedere poi il Castello di Buona Speranza. Questo castello è il più antico edificio europeo del Sudafrica. Fu costruito intorno al 1670 per ordine della Compagnia Olandese delle Indie Orientali, con lo scopo di formare un insediamento permanente nei dintorni del Capo di Buona Speranza, posto strategico lungo la rotta per le Isole delle Spezie, in modo da poter approvvigionare le navi lungo la traversata dall'Europa all'Oriente. Ha una forma pentagonale stellare a cinque punte, con un fossato e bastioni ad ogni angolo. Il suo ingresso originale era sul lato del mare, ma nel 1682 fu deciso di chiuderlo e di aprire l'attuale porta sopra la quale fu costruito il campanile in cui si trova una campana del 1697. All'interno del castello furono edificati una chiesa, un forno, delle stanze per ospitare i soldati della guarnigione, la residenza del governatore e le prigioni. Oggi vi si trovano dipinti, mobili antichi e un museo militare con antiche carte nautiche. Visitato il castello, andremo poi a Sea Point, un altro quartiere che si trova a sud del centro città. È una lunga striscia di Città del Capo posizionata fra il mare e le pendici della collina Signal Hill. È nota per i ristorantini, i caffè, i locali commerciali, gli appartamenti con ampie vetrate e
la strada per il passeggio lungomare lunga 7 km. Un'altra attrazione è la piscina scoperta riempita con acqua di mare che si affaccia sull'oceano. Lungo la costa di questo quartiere ci sono poi diverse spiagge, di solito poco frequentate perché vi si trovano molti scogli e alghe. Un altro sobborgo che andremo a vedere è Camps Bay. Si tratta di una baia spettacolare con spiaggia scenografica molto larga di sabbia finissima bianca bagnata da un oceano con onde di acqua cristallina e gelida che si infrangono sugli scogli e un forte profumo di salsedine. Docce a disposizione ed anche noleggio di ombrelloni e sdraio. Girandosi di spalle c'è poi la montagna con i 12 apostoli. Sul lungomare ci sono bar e ristoranti in quantità, gente che corre, che passeggia, gente che riposa, insomma un buon posto dove trascorrere un paio d'ore e possibilmente ammirare anche dei tramonti spettacolari. La giornata si concluderà salendo con la funivia sul Table Mountain per una panoramica indimenticabile, meteo permettendo. Dopodiché rientreremo in hotel. Can you guys please step away from the sides? Please stand until the floor is about to attack. Thank you. Tempo permettendo, andremo a visitare anche nel centro storico del porto il lungomare di Victoria e Alfred. Il nome deriva dal principe Alfredo, secondo figlio della regina Vittoria, che iniziò la costruzione del porto nel 1860.
Il primo bacino venne intitolato a lui e il secondo a sua madre, da qui il nome attuale. È uno dei posti più visitati della città e dell'intero paese. Dopo aver fatto colazione in hotel, dedicheremo la giornata per andare a scoprire la penisola del Capo, lungo uno dei percorsi più panoramici del Sudafrica, passando per la baia di Hout e per il picco di Chapman. Ci imbarcheremo poi facendo una piccola crociera fino all'isola di Dakar, per vedere le foche e gli uccelli marini di quest'isola, clima permettendo. This is Dakar Island, known as Seal Island here in Hot Bay for obvious reasons. The island originally gets its name from the blackbirds you'll see on the rocks, known as... Cape Cormorants, or Dakers in Afrikaans. Dakar Island is in fact one of 35 birds. Pranzeremo al ristorante Fish Hawk Gully, assaporando del pesce fresco pescato sul posto. Dopo pranzo ci recheremo al Boder Beach, dove si trova una colonia di pinguini. Proseguiremo adesso fino alla riserva naturale di Capo di Buona Speranza, dove si trova il faro più potente al mondo, che illumina l'oceano con la potenza di 19 milioni di candele. Il Capo di Buona Speranza fu raggiunto per la prima volta dal navigatore portoghese Bartolomeo Diaz nel 1487. Per la violenza delle sue acque è sempre stato chiamato il capo delle tempeste. Tutta la zona della riserva naturale è abitata anche da grandi comunità di babbuini. Tornati all'hotel,
ci prepareremo per andare poi a cenare presso il ristorante Gold. Dopo aver fatto colazione in hotel, partiremo per un tour nella regione dei Vignesi. Viaggeremo su uno dei percorsi più famosi fino alla cittadina coloniale di Stellenbosch, a circa 50 km da Città del Capo, nella cui area vi sono 106 cantine che ne fanno la principale zona vinicola del Sudafrica. Dopo aver gustato un buon bicchiere di vino ed essere andati a pranzo, rientreremo a Città del Capo per andare a visitare i giardini botanici di Kirstenbosch, dove vengono protette rare specie indigene di piante. La passerella Tritap Canopy Walkway, recentemente completata, dà ai visitatori l'opportunità di osservare i giardini e la foresta dall'alto. Rientrati in hotel, andremo poi a cenare presso il ristorante italiano Il Meloncino. Fatta colazione in albergo, partiremo per Mossel Bay, che si trova a metà strada fra Città del Capo e Port Elizabeth, con 60 km di spiagge, con un clima caldo e temperato durante tutto l'anno. Dalla ricchezza naturale dell'Oceano Indiano e dei Monti Outeniqua, alla cultura che si estende per oltre 164 anni, quest'area offre la possibilità di varie attività.
andremo a visitare l'albero postale, usato come casella postale e conosciuto in tutto il mondo e dichiarato monumento nazionale, sotto il quale nel 1501 fu lasciata una lettera riposta dentro ad una scarpa dal comandante di una nave, per essere poi ritrovata dal comandante della terza flotta orientale in viaggio verso l'India. E così nacque il primo ufficio postale in Sudafrica. Pranzeremo in un ristorante tipico qui a Mossel Bay e poi proseguiremo per Nizhna, affascinante e pittoresca cittadina piena di storia, arte e artigianato, costruita sulle rive della laguna in una zona protetta come parco nazionale, che ospita più di 200 specie di pesci, tra cui il cavallino di Nizhna, un vero paradiso per gli amanti della natura. Ci imbarcheremo poi, clima permettendo, sul John Bain, una storica imbarcazione per una crociera sul lago. Andremo poi a sistemare le nostre valigie nel nuovo hotel a Knysna, il Log Inn. Dopodiché andremo a cenare in un ristorante del luogo. Fatta colazione in albergo, dedicheremo la giornata per visitare l'area di Udisu, la capitale dello struzzo nel mondo. Qui gli struzzi si trovano in gran numero e, come in nessun altro luogo, producono piume di così alta qualità. Verremo guidati per ammirare da vicino l'uccello più grande del mondo. Poi andremo a pranzo a Ostrich Ranch. She's a friendly ostrich and she's the only friendly ostrich here. He says they are notoriously cranky birds. They are also the largest, tallest, and heaviest birds in the world, at an average of 9 feet tall and 350 pounds. That's one cranky bird you don't want to mess with. That's impossible. Each stride covers 16 feet. That's like leaping the length of a car in one stride. And these two, named Adam and Eve, are particularly feisty. One ostrich egg equals over 20 chicken eggs, and they are strong. Ostrich eggs can take 100. But they also like to indulge in the occasional grub, lizard, or rat. Serrez le pied sous le jambe. Ouais. Et en arrière. Décliné.
Je te recule les fesses. Voilà. Et je tiens les ailes. Attends. Ok, maintenant, penchez-vous comme ça. Mais je tiens par les ailes. Soutiens les ailes là. On l'a mis. Encore en arrière. Oui, comme ça. Je comme ça. Et je tiens comment? Là, là, vous êtes tenu. Ok. Bien, serrez les pieds. Alors, inclinez les dos. Parce que quand l'autruche va stopper, vous n'allez pas sauter. Gli struzzi sono solo una delle attrazioni in quest'area di enormi contrasti. Si visiteranno ora le grotte di Kango, rinomate a livello internazionale come una delle meraviglie naturali del mondo, scolpite dalla natura attraverso le epoche. Per terminare la giornata, se resterà tempo a disposizione, andremo a visitare anche il Kango Wildlife Ranch, dove abitano molte specie di animali, fra cui oltre 300 coccodrilli, dai 50 cm ai 4 metri di lunghezza. Rientreremo in hotel nel tardo pomeriggio e andremo a cena in un ristorante locale. Kaliba, in the way.
Dopo aver fatto colazione in albergo, ci trasferiremo all'aeroporto George. Questo aeroporto è stato inaugurato recentemente ed è il primo aeroporto ad energia solare del continente africano. Si tratta di un impianto solare di 200 metri quadri. Dopo aver fatto il check-in, prenderemo un aereo per Johannesburg. Arrivati a Johannesburg, saremo accolti sia da un rappresentante dell'agenzia viaggi che dalla nostra guida in lingua italiana. Proseguiremo poi verso Mpumalanga, dove arriveremo nel pomeriggio. Pranzeremo durante il percorso. Ci rilasseremo poi all'arrivo presso il nostro hotel Fortis Malaga, dove ceneremo e pernotteremo. Prima colazione in hotel e partenza per il Parco Nazionale Kruger, la più grande riserva naturale del Sudafrica che si estende per circa 20.000 km quadrati. Questo parco viene visitato da circa 1 milione di turisti l'anno. Occorre avere però molta prudenza per i numerosi leoni, leopardi anche sugli alberi, coccodrilli, rinoceronti, elefanti, serpenti e il rischio di ammalarsi di malaria. Quindi occorre proteggersi scrupolosamente con creme antizanzare, abiti con maniche lunghe e pantaloni, dormire sotto le zanzariere. Per una maggior sicurezza si può acquistare sul posto il malaria test, per testare in presenza di febbre l'eventuale contagio e se per caso il risultato del test fosse positivo, la malattia sarebbe al primissimo stadio e pertanto assolutamente curabile. Ci fermeremo vicino all'entrata del Crocodile Bridge, dove alloggeremo per un paio di giorni allo Shishangeni Private Lodge. Dopo esserci sistemati nelle nostre camere, vi pranzeremo e nel pomeriggio andremo a fare un safari fotografico a bordo di un 4x4 scoperto fino alla sera tardi per vedere anche gli animali notturni. Rientreremo poi a lodge per cenare e pernottare. Le temperature nel mese di aprile vanno di giorno da 17 a 24 gradi centigradi e pertanto occorre vestirsi a strati. Di notte da 7 a 12 gradi, quindi fa freddo. A volte può piovere e può esserci anche
un po' di nebbia. Il safari fotografico verrà fatto anche il giorno dopo, il nono, partendo la mattina presto per tornare poi a Lodge per la colazione, riposarsi un po' e pranzare. Poi, nel pomeriggio, partiremo per un nuovo safari rientrando dopo il tramonto. Quindi ceneremo e pernotteremo. Partenza per l'ultimo foto safari la mattina presto, poi rientreremo per fare colazione. Dopodiché partiremo per la zona di Eziview sulla panoramica route, la celebre strada panoramica che percorre un tratto della costa meridionale del Sudafrica. Pranzeremo in un ristorante durante il tragitto. Arrivati a destinazione ci riposeremo all'hotel Hippo Hollow, dove ceneremo e pernotteremo.
colazione in hotel e partenza lungo la panorama route dove la natura dà il meglio di se stessa, offrendo panorami mozzafiato. Siamo infatti in una delle aree più sceniche del Sudafrica, di cui fa parte il Parco Nazionale di Kruger e il famosissimo e magnifico Canyon Blood River, il più grande canyon verde al mondo e il terzo in assoluto per la profondità. Una gola naturale gigantesca dove si trovano le scogliere denominate le Tre Sorelle, con profonde cavità cilindriche formatesi dall'erosione del fiume e dall'azione dello scorrimento dell'acqua. Si raggiungerà infine, condizioni meteo permettendo, la Finestra di Dio, un punto di osservazione meraviglioso sul canyon, le montagne e le fitte foreste. Percorrere la panorama route e saltare la Finestra di Dio è come andare a Roma e non vedere il Papa. Pranzeremo al ristorante Cadisi a Blydepoort. Arriveremo a Johannesburg nel tardo pomeriggio e ci sistemeremo nell'hotel Radisson Blue Sandton, dove ceneremo e pernotteremo. Dopo aver fatto colazione in hotel, andremo a Soweto, il sobborgo nero di Johannesburg con oltre 3 milioni e mezzo di abitanti, con un passato di lotte contro il razzismo e per ottenere la libertà. Andremo in via Villa Casi al numero 8115 a visitare la casa museo dell'ex presidente sudafricano e premio Nobel per la pace Nelson Mandela. In questa casa vi abitò dal 1946 al 1962. Poi si dedicò attivamente alla politica, ma in seguito fu arrestato e condannato al carcere, dove vi restò per 27 anni. Dopo la scarcerazione tornò di nuovo in questa casa che oggi rappresenta uno dei più importanti luoghi storici del Sudafrica, perché con l'aiuto di molti supporti audiovisivi e racconti delle guide turistiche viene rievocata e documentata la vita della famiglia Mandela ai tempi dell'apartheid o segregazione razziale, cioè la separazione all'interno del paese tra bianchi da una parte e neri, meticci e indiani dall'altra. A causa di questa politica, voluta dai governi sudafricani, tutta la popolazione non bianca veniva costretta a vivere in uno stato di inferiorità e soggetta a umilianti proibizioni come ad esempio la privazione del diritto di voto, l'accesso agli impieghi qualificati e la costrizione a vivere in zone delimitate e controllate dalle forze dell'ordine. Inoltre furono fatte leggi contro i matrimoni misti e proibiti gli accessi ai luoghi riservati solamente ai bianchi, dai treni agli uffici postali, dagli ospedali alle spiagge.
Col passare degli anni queste leggi furono abolite. Mandela fu scarcerato e con le elezioni del 1994 fu eletto presidente e capo del governo, guidando la Repubblica Sudafricana in una difficile fase di normalizzazione fino al 1999. Morì in questa casa il 5 dicembre 2013, all'età di 95 anni. Terminata la visita alla Casa Museo di Nelson Mandela, ci trasferiremo all'aeroporto dove, fatto il check-in, saliremo in aereo per il volo di rientro in Italia passando da Addis Abeba. Trasferimento da Fiumicino a Firenze in Pullman.